Arte islamica è un termine nato in Occidente nel XIX secolo per definire tutte le arti visive che si svilupparono nei territori dominati dai califfi musulmani. Opere che coprono un arco temporale di quasi 1000 anni e che abbracciano un'area geografica che si estende dall'Arabia alla Spagna all'India. Si tratta di un'arte decorativa che utilizzava molto le forme geometriche, motivi floreali e vegetali e forme calligrafiche. Come tecniche e materiali si avvaleva del mosaico, della ceramica e della scultura di diversi tipi di pietra. Ma attenzione, l'arte islamica vieta l'adorazione di idoli che rappresentino Allah e Maometto. Per questo motivo è un'arte senza figure e icone. Splendido esempio d'arte architettonica islamica è il mihrab del X secolo della Grande Moschea di Cordova. La città si trova nel sud della Spagna, in una regione che dagli inizi dell'VIII secolo fu sotto il dominio della dinastia islamica Omayyade. Oggi la moschea è diventata una cattedrale cristiana, ma ha mantenuto tutto il suo splendore originario. È costituita da un'ampia sala con 856 eleganti colonne, sormontate da arcate doppie che alternano la pietra bianca ai mattoni rossi. Un asse a tre navate conduce al mihrab, fatto costruire dal califfo Al-Hakam II nel 961, come parte di un progetto di ampliamento della moschea. Di fronte sorge un recinto chiamato Maqsura, che era riservato ai regnanti e alla corte. Questa struttura è delimitata da archi e sovrastata da una splendida cupola. Lo stesso mihrab presenta la forma di un arco a ferro di cavallo ed è incorniciato da un'inquadratura rettangolare chiamata alfiz, che risplende di oro e di mosaici variopinti. Tutto decorato a motivi floreali e vegetali che sono un elemento tipico dell'arte islamica e un piacere per gli occhi che rimangono affascinati da tanto splendore. Piccole tessere nere e oro compongono iscrizioni calligrafiche in scrittura cufica e adornano il perimetro dell'alfiz con versi del Corano e riferimenti a eventi storici e politici. Alle spalle dell'arco si apre una nicchia con la cupola scolpita in un singolo blocco di marmo a forma di conchiglia, simbolo del Corano. Ad oggi questo luogo è una delle principali espressioni dell'arte arabo-islamica, inserito tra le più prestigiose testimonianze della presenza islamica in Spagna, dall'VIII secolo al XIII secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!